come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, oggi iniziamo il nuovo anno liturgico della Chiesa. Celebriamo la prima domenica di Avvento. Ascoltiamo il brano secondo l'Evangelista San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piompi addosso all'improvviso, come un laccio. Infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vi dicevo, cari fratelli, che con la prima domenica di Avvento comincia il nuovo anno liturgico, come nell'anno civile c'è il primo di gennaio. Con l'anno liturgico della Chiesa si ha la prima domenica di Avvento. E il Vangelo che accompagnerà nel corso di quest'anno del ciclo triennale, ci accompagnerà, è proprio quello di San Luca. La liturgia odierna, dal Vangelo che abbiamo ascoltato, ci spinge a guardare in avanti e ci rimette nello stesso tempo in stato, direi, di attesa. Il Vangelo ci porta a Gesù Cristo. La venuta di Dio in mezzo agli uomini si è già realizzata con Lui. Dio ha visitato e redento il suo popolo. Ce lo ricorda sempre l'Evangelista Luca all'inizio del suo Vangelo, al capitolo 7. La storia però non si è arrestata. Il tempo è compiuto, ma non è finito. Ecco il momento dell'attesa. È lui stesso Gesù che rimette l'uomo e la Chiesa in cammino. Gesù ci invita ad andare avanti e ad attendere. E noi viviamo in questo stato di attesa verso un'altra venuta. Sì, celebriamo la prima venuta, proprio il mistero del Natale, la prima venuta, ma siamo nell'attesa dell'altra venuta, lo abbiamo ascoltato. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. E allora, cari fratelli, noi celebriamo con l'Avvento, sì, la prima venuta che è stata nell'umiltà, nella sofferenza, ma celebriamo anche, siamo in attesa anche della seconda venuta che sarà con potenza, con gloria grande. Noi adesso viviamo tra il già e il non ancora, cioè tra il ricordo della sua incarnazione e nell'attesa della sua parusia. Il Vangelo tocca il tema della fine del mondo e il ritorno di Cristo. E quindi l'invito di Gesù qual è? L'invito all'attesa, l'invito
alla vigilanza. Così dobbiamo vivere questo tempo forte dell'Avvento, la necessità cioè di una vita cristiana sobria e impegnata. Approfondendo questa pagina del Vangelo, dobbiamo anche fare crescere in noi la virtù della speranza cristiana, che è una peculiarità del pensiero biblico, la speranza. La speranza è l'attesa dei beni escatologici. Che quali sono questi beni escatologici? La risurrezione del corpo, l'eredità dei santi, la vita eterna, la gloria, la visione di Dio. Quindi la speranza ci invita alla salvezza. Guardiamo più in profondità, cari fratelli, questa splendida realtà della speranza cristiana. Forse dovremmo di più parlare di questa virtù teologale, la speranza cristiana. Ci impegna a vedere quello che sarà nel tempo e anche nell'eternità. Noi cristiani siamo responsabili della speranza che ci è stata donata. Di essa dobbiamo essere pronti a rendere ragione, e non solo con la parola, ma anche con la dolcezza e il rispetto, e soprattutto, come ci ricorda l'Apostolo Pietro nella prima sua lettera, con la capacità di soffrire qualcosa a causa di quella speranza. Bisogna essere trasmettitori di speranza. O se come impegno potessimo chiedere la grazia innanzitutto al Signore in questo tempo di Avvento, di coltivare, di far crescere in noi la speranza. Come i fedeli, no, uscendo dalla chiesa, ora no in questo periodo della pandemia, ma si passavano di mano in mano l'acqua benedetta, così noi fedeli dobbiamo passarci, direi, di cuore in cuore la divina speranza. Ai figli bisogna dare una speranza, prima ancora che un pane. Agli alunni di scuola, gli insegnanti devono dare la speranza prima ancora che della dottrina. Perché si può vivere senza tutto, cari fratelli, ma non senza speranza. Quando una persona arriva ad essere priva di speranza, non vive più e si lascia morire. Ecco allora questo richiamo. E non c'è semplicemente, direi, la speranza come richiamo alla virtù teologale. Ci sono anche le speranze umane che dobbiamo coltivare. Il lavoro, la salute, che so, la riuscita negli studi, gli affari, un compagno, una compagna per la propria vita. Questi due generi di speranza non si escludono a vicenda. Aiutando a coltivare le speranze umane, aiuteremo gli altri a scoprire anche l'altra speranza, con la S maiuscola, quella che non delude mai perché diffusa nel nostro cuore, insieme con la carità, mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato, come ci ricorda San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 5. Anche se venissero a mancare le speranze umane, però resterà sempre la speranza cristiana per giungere alla felicità eterna. Carissimi fratelli e sorelle, buon inizio di cammino di Avvento. Con San Paolo ci auguriamo: il Dio della speranza ci riempie di ogni gioia e pace nella fede,
perché abbondiamo nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole crescerà.